Quello che ci è accaduto all'interno di questo video è paradossale. In realtà ci siamo recati all'interno di questo posto abbandonato con l'unico scopo di realizzare un'esplorazione come le altre. Ma ad un certo punto ci siamo resi conto di essere completamente circondati da tantissime persone che vivevano all'interno di questo posto. Non parliamo di 2, 3, 4, 5 persone. Parliamo di decine di individui purtroppo costretti a vivere in queste condizioni. Ora vi lascio al video, ma prima vi ricordo che questo mercoledì 22 dicembre alle ore 14 uscirà un nuovo video sulla vita di Michele. Preparatevi perché sarà incredibile. Ciao amore. Sono già in ritardo di mezz'ora. Se oggi non mi sbrigo, penso che Dadda mi faccia del male. Devo ancora fare benzina e portare a lavare un cappotto. Oggi andremo a visitare un enorme luogo abbandonato. Il complesso, da quanto mi è stato detto, è veramente vastissimo. Non ci sono sinceramente molti... Guarda questo! Non ci sono moltissime informazioni online, ma da quello che sappiamo dovrebbe essere un ex centro di ricerca e di sviluppo sull'energia nucleare, di proprietà dell'Enel tra l'altro. Ma le altre informazioni importanti, come sempre, ve le darò quando incontrerò quel tamarro muscoloso di Dadda. Quindi dirigiamoci verso casa sua. Ma che cazzo sto facendo? Mi stavo dimenticando di chiamare Dadda, non so per quale motivo. Sentiamo l'uomo più muscoloso d'Italia come sta. Pronto? Genie! Daniel è un cazzo. Ora Daniel. Dove sei? 10 minuti sono da te. Cosa cazzo che mi alzo più alle 8 per te? Ma stai zitto, che non ti sei alzato per me alle 8, deficiente. Ti dico solo di stare attento oggi al posto in cui andremo. Ma non me ne frega più un cazzo. Ci vediamo tra poco. Tra quanto? 10 minuti esatti. Attenzione, sono praticamente arrivato sotto casa di Dadda ed è arrivato anche il momento del fatidico vocale. Non ho ancora pensato a cosa dirgli questa volta. Eccomi, sono arrivato. Dadda, vieni qui che è pieno di materiale radioattivo. Scendi immediatamente, no? Mi è già nata una terza gamba in mezzo alle altre due. Sbrigati, Dadda. Tra l'altro tutta la fretta che aveva Dadda non ha ancora ascoltato il vocale, quindi è una persona fake, Daniel. Attenzione, sta registrando un audio. Sentiamo. La terza gamba. Un terzo cervello ti doveva crescere, altro che... Un terzo addirittura. No, la gamba. Sto arrivando, quei 10 minuti giusto per farti aspettare un po', visto il ritardo che hai fatto. Ma tua madre, Daniel, è in ritardo. Tua madre è sempre in ritardo. Lo staccherai quel braccio. Coraggio. Anch'io staccherei il tuo se riuscissi. Coraggio anche di fare così, hai un'ora di ritardo. Guarda, dov'è l'orologio? Dov'è che io sono? Guarda, pezzo di merda. Bastardo. Good morning, Daniel. Morning. Comunque tu hai fatto proprio una scelta giusta a metterti sto colore. Perché? Per visitare un posto abbandonato. Perché? Cosa succede? Si sporca subito. Vabbè, paghi la lavanderia tu. La lavanderia, chi sei? Chi sei? Come stai, Daniel? Bene, tu? Bene, tu? Oggi andiamo a visitare, sì, una sorta di centrale nucleare, se vogliamo definirla tale. Sei contento? No. Perché? Perché non c'è niente. Ma che cazzo, sei già stato? Lo so. No, cosa è incredibile, è enorme, sì, è incredibile, veramente. Cosa troverai? 4 fascicoli? Basta, cosa pensi di trovare? No. Le basche con, sì, con cosa? Sì, vuote. Vabbè, ci mancherebbe... No, tra l'altro non vuote, non vai, è detto all'IKEA, vuote. Sai quante vasche ci sono? Sì. Nuove, anche da comprare. Oggi, ragazzi, andiamo a visitare l'ex CISE. In realtà ha cambiato svariate volte il suo nome, ma è un... Sai perché succede questo? Perché sei una persona agitata che avrà già bevuto 5 caffè. Ne ho bevuti 4. Comunque dicevo, questa sorta di centro, di fabbrica, non so nemmeno come definirla. Non so cosa devi fare. Sigarette. Vedi, ecco le commissioni che dovevi fare. Questa, io vengo a prenderti per la tangenziale per portarti di qua a comprare. Non dobbiamo prendere la tangenziale, Daniel. Ma è sporco dentro, mi sporco, dici? Ma io che ne so che sei sporco. Bentornato. Grazie. Non hai anche detto cosa, per forte sfortuna. Cosa? Braccio tamarro. È vero, Dadda, c'hai il braccio più tamarro della Lombardia. Il posto in cui andiamo oggi, il nome con cui è conosciuto è CISE, adesso ex CISE, però ha cambiato nome più volte nel corso del tempo. È una sorta di centro di ricerca e di sviluppo sull'energia nucleare. Che, tra l'altro, è stato di proprietà dell'Enel. Il complesso è enorme e lì, da quello che ho letto, non ci sono tantissime informazioni online, venivano proprio dei film
fisici, dei matematici, che facevano proprio questa ricerca. Il problema qual è? Due ce ne sono di problemi. Uno è abitato, che è abitato, ma tipo ci sono articoli in cui scrivono che vivevano 50. La mazza c'è? Sì, la mazza c'è. Oggi sì. Ci sono 50 persone che vivevano all'interno. Spero se ne siano andate. Speriamo, se no facciamo amicizia. E due, non so esattamente dove, ma come hai detto tu, le vasche, queste cose qui, c'è ancora del materiale radioattivo non correttamente smaltito. Quindi magari quando entriamo in un posto che capiamo essere stato creato con quell'obiettivo, con quel fine, mettiamoci la mascherina almeno, direi. Almeno oggi. No, io la tengo sempre oggi. E basta, questi sono i due problemi principali. Se non sbaglio, il centro è nato negli anni 50 e poi è stato chiuso negli anni 90 circa. Però alla fine non aveva più la funzione di ricerca sull'energia nucleare, ma è nato proprio un centro di ricerca sulle particelle. Cioè tipo il CERN di Ginevra, è presente, dove fanno tutti gli esperimenti per trovare la massa del protone, del neutro. Devi studiare, Daniel! Tu non lo sapevi, l'hai letto prima. Io sono di andato a visitare in macchina. Sono andato a visitarlo il CERN. Di Ginevra, in Svizzera. Il CERT, tu sei andato. tu sei andato al CERT, cretina, no, disintossicata. A Ginevra. Quindi, ragazzi, vedremo dei macchinari molto strani, molto particolari. Se qualcuno di voi sapesse delle informazioni in più sull'energia nucleare e su tutti i macchinari che vedremo, ci scriva gentilmente qui sotto nei commenti. C'è qualche esperto sempre. Il posto si trova in provincia di Milano, a 10 minuti da casa di Dadda, quindi è vicinissimo. Forse è il posto più vicino che abbiamo mai visitato. Sì. Sì. Quindi mancano 6 minuti e siamo arrivati. Siamo già arrivati, lo vediamo laggiù in fondo. C'è già un edificio enorme, potevamo venire a piedi. E adesso capiamo dove parcheggiare e poi entriamo. Merda, guarda, è enorme. Ma da dove cazzo si entra a sto posto? Ma è gigante. Ragazzi, ce l'abbiamo di fronte, è gigante. Adesso capiamo da dove entrare. Oggi la mazza è come se ci serve, dadda. Dove la mettiamo la macchina? Là. La lascio qua quasi. Sì. Abbiamo parcheggiato. Mettiti su questo per l'occasione. Immagini se andiamo a visitare i posti abbandonati vestiti così. Ragazzi, fatemi sapere qui sotto nei commenti se secondo voi la scelta di Dad di vestirsi così di bianco, non è bianco, è beige, vabbè, tendente al bianco, con i calzini bianchi, è una buona scelta. Comunque il posto è quello laggiù in fondo, quegli edifici là. Però ce ne sono anche alcuni qui a sinistra. Adesso procediamo lungo sta strada e poi entriamo. Dada, vuoi fare un giro verso di qua? No. O direttamente da qua andiamo? Sai che non è mai una buona idea quella di entrare nell'entrata principale. No, ma a destra. Ah, dai, andiamo a destra? Questo asfalto l'hanno appena fatto da poco proprio. Questo, guarda. Sei sicuro? Guarda. E perché avrebbero dovuto rifare l'asfalto? Sì, lo sento l'odore. Perché avrebbero dovuto rifarlo? Fin qua, poi? Qua ci sono delle sedie. Tutto questo è proprio anche una bella parte di giardino. Che dovremmo saltare da là. Dici? Ma è enorme il complesso. Non riusciremo mai a visitarlo tutto, eh. Seguiamo un sentiero. Proviamo a seguire il sentiero. Se c'è un sentiero vuol dire che è stato creato da qualcuno qua. Se c'è un sentiero vuol dire che ci sono delle castagne in fondo. Tu sei una castagna. Vediamo se ci entra da questa parte. Madonna. Come hanno fatto a tirare giù sta roba? Che cazzo ne so. Cioè, hanno tirato giù un muro. Però non si entra qua, Dadda, no. Eh no. Insomma, come hanno fatto a tirare giù sta cosa? Vuol dire che c'è gente attenta, muscolosa dentro, Mi sa che ci sono degli abusivi muscolosi oggi, eh. No, Dadda, dobbiamo tornare indietro, non si passa da qua. Perché c'è tutto il muro lì. Enorme, la guarda che palazzo quello. Sì, è gigante. Speriamo di non trovare nessuno dentro, Dadda. Non ho voglia. Di cosa? Di trovare qualcuno, di averci a che fare oggi. Adesso esce Michele. Dio buono! Magari. Dio santo, cosa ci fate qua? Grande Michele. Si vedi, ha tolto il filo qua. Sì. Neanche Yuri Keki. Com'è? Si riesce a scendere? Sì, insomma. Se vuoi facciamo il giro dall'altra parte per vedere. Dove? Dall'altra parte. Spaccalo, mi raccomando. Ecco, pantaloni beige già sporchi. Ecco giù. Ma dove ti sei appoggiato? O sei alto così? Sembri alto così. Dove ti sei appoggiato? Qua, c'è una macchina. Come una macchina? Sì, un coso di ferro enorme. Ma è stato messo apposta? Sì, sì. Oh, ma è in funzione qua. Sì. Sta funzionando sta cosa, altissima. Allora, tutto bene? Mi hai fatto cagare addosso, cosa hai fatto? Ok, cos'è tutta sta roba? Eh? Come c'è già uno? Ma che cazzo dici? Sei serio? Dadda, dai. Come una capanna. Ma hai visto la persona o no? Oh, cazzo. Oh. C'è qualcuno che vive là dentro. Esattamente lì. Madonna, ma quanto è vasto sto posto. Iniziamo da dove? Da qua, dai. È gigante. Oh, cazzo, Dadda, mi sono cagato addosso. C'è una tenda che si muove là sopra. Non è bellissimo sto posto, eh?
Io sento rumori, voci. Sì, è vero. Che hai detto che c'era qualcuno che abitava. Qualcuno c'è. Dai, iniziamo a vedere questo posto qua. Cos'è sta roba? Un fax? Questo? Non so cosa sia. Non so neanche cosa sia un fax io. Madonna, guarda qua. Tutti gli uffici, i tavoli degli uffici buttati a caso. Tutto accatastato. Che disastro. Sembra veramente esplosa la centrale qua. Guarda qua. Non era una centrale. No, non era una centrale. Era un centro di ricerca sull'energia nucleare. E noi la chiameremo centrale. E ste robe cosa contenevano? Olio di girasole. Fare le patate fritte in pausa pranzo. Sì, tranquillo qua. Continua fino laggiù in fondo. Madonna, fino laggiù. Facciamo un giro di perlustrazione un secondo. Secondo me c'è una parte di uffici, sì. E una parte dedicata alle cose proprio sull'energia nucleare. Vabbè, adesso capiamo un po' come è sviluppata la struttura. Guarda che ambienti enormi dentro. Non sono solo uffici qua, mi sa. Per ora abbiamo visto solo quella capanna lì. Ma ci vive qualcuno adesso lì, comunque. Beh sì, c'era anche il letto. Ah, c'era il letto anche. Quella è un'altra cosa o sta sempre parte del... No, quale, scusa? Quello laggiù in fondo? No, sempre questa, no. Sì, è tutto, Dada, fidati. È tutto lo stesso complesso. Guarda qua, c'è gente. Perché non c'è nessuno adesso? Merda, è pieno di vestiti, di cose. Qua c'è un armadio. Eh sì, raga, è pieno di gente che ci vive, cazzo. Sto con il cellulare, penso lì. Sì, questo è un cellulare, raga. Un cellulare lasciato qua. Dobbiamo stare attenti, Perché in ogni edificio c'è qualcuno. In ogni edificio c'è qualcuno. Più che altro sono tanti. Vabbè, non dobbiamo dargli fastidio a loro. No. Ma secondo me da sono usciti di oggi, Con sto tempo qua, secondo me sono andati a prendere qualcosa, magari in giro. Qua ci sarà una comunità di persone. Saranno una trentina, penso. E non abbiamo ancora visto un cazzo, Magari anche negli altri edifici c'è gente che ci vive. Merda, c'è gente. O sono esploratori. Cazzo, c'è gente. Sono dentro? Sì. Stanno uscendo o stanno entrando? Che facciamo? Andiamo incontro. Aspetta, quanti sono? 4, 5. Bene, dai. Ci avranno già visto anche loro, Iniziamo ad entrare qua. Poi se becchiamo qualcuno... No, è gente che vive qua, quella, Si muovono troppo come se conoscessero il posto. Guarda qua per terra, poi. È pieno di acqua, di cibo, di bacinelle. Guarda. C'è anche uno che ha i pantaloni bianchi come i tuoi. Ragazzi, voi non li vedete, ma sono in mezzo agli alberi. C'è un gruppo di 4-5 persone. Noi iniziamo a visitare il posto. Poi se becchiamo qualcuno, o scappiamo o gli parliamo. Vediamo anche quali sono le sue intenzioni. Non lo so, andiamo di qua. Lasciamo stare questi. Questi qua non mi ispirano, questi tipi. Andiamo da un'altra parte. Andiamo subito là. No, da. Entriamo. Lì è la parte. Ah sì? Allora iniziamo da proprio da questo devo iniziare. Ma è chiusa questa parte. No, è aperta. Vediamo. Qua è pieno di roba. Vieni, non c'è nessuno. Però avevano sigillato l'ingresso. Da qua. Anch'io voglio subito andare lì. Voglio che arrivano di spalle. E cosa gli diciamo? Però spengo la videocamera. Sì. Non posso presentarmi là con la videocamera, se no ci ammazzano veramente. Quindi andiamo direttamente là? Dimmi tu, Dada. Guarda, questi sono gente che. Questi sono ragazzi che esplorano. Sì. Sì. O forse hanno riconosciuto il mio giubbotto. C'è Riccardo Dose, hanno detto. Ah, ok. Ci siamo fatti tutte ste pare. Ci siamo ma tu sei. Tu i muscoli devi farti nel cervello, non. No, io ragiono, è al contrario tu. Andiamo verso di loro. Andiamo verso di loro, così gli chiediamo se conoscono il posto. Come hanno fatto a riconoscerci da così lontano? Sono in 20. Ecco perché ci stavamo cagando addosso, perché erano in 20. Ecco. Vabbè, meglio così, scusa, a sto punto, no? Guarda quanto è grande il posto qua. Ciao. Ciao ragazzi. Ciao. Bello. Ciao. Ciao. Quanti cazzo siete? Siete in 20. Ciao. Ciao. Siamo tornati leggermente indietro e abbiamo deciso di iniziare da qua. Entrando da qua. Qua c'è già una stanza che porta giù, forse per i sotterranei, non lo so. Qua sono degli uffici, come dicevi tu, Dada. Questo è stato messo dopo. Cioè, è stato proprio fissato sul muro, sta roba. Iniziamo con i bagni, come sempre. È un ufficio. Con niente dentro. Un po' di bestemmie sui muri. Cos'è sta roba? Per lavare i piedi. Come per lavare i piedi? Perché sto bagno è fatto così? Ma mai visto un bagno fatto così? Cosa serve? Cosa c'è? Tutto bruciato. Cazzo, tutto bruciato qua. Ma Dada, ma perché tutto basso? Cioè, anche qui, chi c'era qua? Raga, perché tutto per terra? Tutto altezza... Guarda, Dada, anche questi sembrano dei lavandini di una scuola. Per bambini? Sembrano. Boh. Ah, la cosa più strana è quella, però. Lì entrava dell'acqua, sicuro. Cioè, usciva dell'acqua da lì. Ma che cosa serve sta roba? Non ho idea. Tutto devastato. Si va su anche, c'erano due piani. Un altro piano? Sì. Adesso saliamo. No, però entriamo prima nella fabbrica. Sì, entriamo un attimo in questo capannone enorme.
Era chiuso sicuro qua. Sapevo che era chiuso. Minchia, è pieno di roba. O continuiamo di qua che è gigante, oppure andiamo su, meglio su, dai. Guarda qua, tutto il colore è caduto. Guarda i muri come sono. Sì, è bruciato qua. È tutto sciolto. Qui ci sono i tetti. Come i tetti? C'è il tetti. Ah sì. Sembra bruciato, no? Sembra bruciato. Sì, sembra bruciato. Sì. Tutti uffici, qua siamo nella parte degli uffici. Ovviamente sono tutti vuoti. Sta stanza, dadda. Oh, che stanza. Guarda, ma che stanza è? Non è quello il problema. C'è un tavolo con della roba. Sì. Merda. No, guarda, tata, ti prego. Io ho già visto tutto io. Sì, ma zio, perché ci sono... è pieno di telefoni? Guarda! Guarda sul tavolo! Calcolatrici vecchi, che telefoni? Che cazzo vuol dire sta roba? So. L'ha addobbato pure per Natale. Pazzesco, qua ci vive qualcuno, è pieno di vino lì, c'è un letto e qui ci sono queste cose che saranno appartenute probabilmente agli uffici qua. Forse c'è anche un bambino, dadda, eh? Sì, c'è un bambino, dadda, non ci credo. C'è un bambino che vive qua, è pieno di giochi per bambini. Vieni un secondo, dadda, guarda, è pieno di giochi per bambini. Anzi, lì c'è una porta. Dove? Ah, quella a destra. Qua, sì. Chiusa? Sì. Chiusa? Sì. Sì. No, non si riesce ad aprire. Non sarà l'ultimo, sicuro. È veramente pieno di gente che vive qua dentro. La cosa che mi fa dispiacere è pensare che veramente lì c'è un bambino che ci vive, dadda. Poverino, cazzo. Andiamo avanti verso l'altra parte della struttura. Comunque le stanze, queste cose di queste persone che vivono in questi posti, cercano sempre di metterle imboscate. Perché sì, ovvio. Ovviamente per non avere scazzi e robe. Lì si va giù, dadda. Dove? Anche lì ci sono delle scale che vanno sì, giù. Adesso scendiamo lì dove abbiamo visto qui. Anche quello che avevo visto da prima, vedi che è tutto collegato. Eh sì. Ricordi? Qua, raga, c'è un'altra stanza dove ci vive qualcuno. Ah, qua c'è un piano sopra anche. Dadda, sì, c'è gente. È pieno di valigie, di ruote, di biciclette. E anche qua, raga, guardate, passeggini, zaini, mamma mia, scarpe, assurdo. Lì c'è tutta la roba stesa, quindi ci vivono in questo momento probabilmente. E qua è pieno di giubbotti e altre valigie. Assurdo, cazzo, assurdo. Ogni volta che penso a sta roba mi viene in mente Michele ogni volta. Sì. Aspetta, mi sto per... Ah no, ok, noi siamo arrivati da là. Quanta altra gente troveremo qua, dadda? Fidati, un botto veramente. Uffici qua anche. Questo è simile a quello che abbiamo trovato. Sì. Vediamo con suo padre. Perché ci sono qua anche queste sedie. Sono venuti a rubare tutto il rame qua, secondo me. È per quello che è tutto devastato anche. Pazzesco. Sicuro. Andiamo avanti. Qua? Altri uffici? Ma non si apre da qua. No, è chiuso, chiuso. Vediamo qua. No, è tutto chiuso. Magari si entra dall'altra parte. Lì c'è scritto deposito bombole. Bombole di che? Di gas normali. Guarda, deposito bombole. Qua si entra. E vedi che è collegata alla stanza a fianco. Secondo te è più grande questo o più grande l'ospedale dove abita Michele? Sì. Qua una stanza vuota con tutti questi tubi. Stessa cosa qua. Madonna, guarda che cavo. Guardate che strutture ci sono qua sopra, ragazzi. Incredibile. Quanta gente ci lavora qua dentro? Un sacco. Amore! Mamma, ti chiamo dopo che sono in esplorazione con dadda. Ciao! Ci sentiamo dopo. Ciao, papi. Ok. Va bene. Amore. Ciao. Ah sì, anche qua è pieno di immondizia. Andiamo. Vuoi salire da qua? Qui. Sì, vai. La prima scala della giornata. Un giubbotto? Sì. Cazzo. Qua c'è un giubbotto, raga, una giacca. Ma ci vivono anche qua sopra? Sicuro. Guarda qua, sì, dada, ci sono anche delle decorazioni natalizie pure qua. Minchia, dove sono venuti a vivere qua? Andiamo fin su. Ci riesce? Ma è tutto collegato, quindi? Sì, è una specie di... Che cazzo, non so, di soppalco. Per andare fin su è, comandare qualcosa da sopra, forse. Assurdo, enorme. Dove siamo? A Chernobyl? Guarda che sono tutte spaccate qua. Ah, sì, qua sono rotte. Merda, guarda come... Sono di legno fatte, infatti. Sono tutte spaccate le scale, raga, guardate. Ma è abbastanza stabile sta cosa. Tanto ormai... Guarda dove stiamo camminando. Non stare proprio in mezzo. Andiamo su, dai, manca un piano. Guardate sotto. Madonna. Madonna. Ah, ma non si può andare là. E cosa serve tutto ciò? Boh, che strana sta stanza. Lì ci sono dei macchinari con dei ganci. Però, boh, non riesco a capire cosa potessero sollevare qua. Forse dadda sollevavano. Che servono quei cappi. Riscendiamo e torniamo indietro. Qua adesso. Qua no. O ci caliamo giù direttamente. Vuoi fare quelle scale che sono più semplici? Sono messe meglio. Ormai rischiamo la vita, ormai.
Guardate che buchi sulle scale. Assurdo. Ok. Ai, aspetta, mi sono incastrato. Sì, c'è odore di merda. Sicuro. Quindi ritorniamo nel corridoio. Madonna, guarda qua sotto. Sai cos'è tutto ciò, Dadda? È pazzesco. È pazzesco tutto ciò. Ah, questo corridoio qua che stiamo facendo adesso è gigante veramente. No, collega tutto. Collega tutto, dici? Un montacarichi. Sì. Guarda quanta spazzatura. Sì, tutta spazzatura quella lì sotto. Piatti e cose ci sono anche. Un'altra stanza vuota. Qua cosa c'è? Sì, altre stanze di altre persone. Ma com'è possibile così tanta gente? Anche qua ci vivevano o ci vivono, non lo so. Mamma mia. Dadda, fermo qua un attimo. Vieni qua. Guarda quanti cavi ci sono qua dentro. Madò. Sono tanti, Qua c'è una coperta, Però mi sa che non ci sta più nessuno. Dici? No, Dadda, il cazzo non ci sta nessuno. Porco Diaz, guarda. Merda. Ciao. Scusami, stiamo visitando il posto, non volevo disturbarti, scusami. Scusaci. Ciao. Non sapevamo. Ti chiudo la porta? Lascio così? Scusa. Mi sono cagato addosso, non hai capito? Tanto? Mi sono cagato addosso, mi è mancato tipo il respiro per un attimo. Non avevo visto il tipo io. Io sì. Non hai visto che ho detto scusa, pensavi stessi scherzando come al solito. Sì, vedi? Tutte le volte che scherzi. Cioè lui sta dormendo lì dentro. Sta dormendo, povero. Cosa devo fare? Non sapevamo che ci fosse lui. No, vedi, gentile, cioè, no, no, è stato gentilissimo. Ci aveva già sentito da prima, probabilmente. Mamma mia, comunque assurdo, raga. Mai trovato andare... così tanta gente. Noi dobbiamo andare in là. Ma non andiamo sui sotterranei? Facciamo sì, dopo quelli. Finiamo il corridoio. La stessa cosa di prima. Anche lì si scende, vabbè, finiamo il corridoio e poi... Sì, poverino. Non l'ho visto bene in faccia, non ho neanche capito quanti anni. Me ne avrà avuto. 30 anni? 35. Minchia, pensate. Poi hai visto anche lui lì, aveva cioè, tutto lì, caffettiera. Sì, caffettiera, l'appendino, la candela, aveva la candela pure. Sempre la stessa stanza questa? Sì, la stessa, più o meno. Sì, cagato addosso. Mi sono cagato veramente addosso. Perché poi quando hai visto... Ma scusa, perché... perché me lo sentivo che non dovevo aprirla quella porta, perché era chiusa completamente. Io ho fatto così semplicemente perché ho visto la roba. Ho ipotizzato ci potesse essere qualcuno, ma neanche l'avevo visto. Invece tu mi hai detto, c'è qualcuno. Guarda, è talmente grande che non capisco neanche come cazzo dobbiamo farlo a sto posto. C'è qualcun altro? Sì, hanno gettato la spazzatura sopra. Veramente? Hanno gettato la spazzatura? Sì. Guarda, guarda che qua siamo circondati, Ah sì. Che cosa sta succedendo? Oh, guarda. Oh, guarda. Non ci credo. Raga, non so se si è visto. Hanno appena lanciato la spazzatura da là in alto. Guarda. Ancora? Qui c'è qualcuno. C'è qualcuno che vive là. Anche per vedere qua c'è il sugamo di appelli. Dove? Ovunque. Guarda. Ovunque. È pieno di gente. No. Assurdo, ragazzi. No, assurdo. Pazzesco. Le condizioni di vita di queste persone sono disastrose. E purtroppo questa volta abbiamo trovato pure i segni della presenza di alcuni bambini. Tutti, dal primo all'ultimo, meriterebbero una seconda possibilità nella vita, come io e Dadda la stiamo cercando appunto di dare a Michele. Perciò se avete anche una sola possibilità di fare un bel gesto, di fare del bene ad una persona, fatelo. Fatelo perché purtroppo esistono delle persone molto più sfortunate di noi. Non perdetevi il secondo episodio di questo video che uscirà esattamente giovedì alle 14. Che cazzo c'è qua sotto? È acqua, no cos'è? Ghiaccio. Come ghiaccio? Cos'è? Sì. Merda. Guarda, non è acqua questo, zio. Tira su quale cisterna. Ma io non salgo più, basta, mi fa ansia. Ma sei serio? Sì. Ma io non salgo più, basta, mi fa ansia. Ma sei serio? Sì. No, cazzo, c'è qualcuno. Raga, guardate. Vieni, vieni. Ma è un cinema questo. Ma come fa a esserci un cinema?